Buonasera, grazie per essere venuti a questa conferenza stampa, appunto stampa, perché sarà breve, fatta ora. Tenevo a così cercare di dare un contributo per chiarire quella che sembra essere una certa confusione sulle questioni dei vaccini. E io farò una breve introduzione. Poi il Ministro Speranza e il Generale Figliuolo svolgeranno altre considerazioni e voi potrete anche fare domande, se ci sono. Per favore, una domanda per giornalista. Facciamo questo, mettiamoci d'accordo subito così. Allora, indubbiamente c'è stata una certa confusione negli ultimi giorni e allora vorrei ribadire alcuni punti nella maniera più chiara possibile. Primo, vaccinarsi è fondamentale. Se voi pensate, la confusione non è se sul vaccinarsi o meno, ma è su quale tipo di vaccino usare a seconda delle varie circostanze. Quindi ricordiamocelo questo sempre. La cosa peggiore che si può fare è non vaccinarsi o vaccinarsi con una dose sola. Secondo, l'eterologa funziona. Io stesso, martedì, sono prenotato per fare l'eterologa. Perché? Io ho più di 70 anni, come voi sapete. La prima AstraZeneca che ho fatto ha dato una risposta di anticorpi bassa e allora mi si consiglia di fare l'eterologa. Quindi l'eterologa funziona per me, funziona per quelli ancora di più, ancora più vero è che funziona per quelli che hanno meno di 70 anni e meno di 60 anni. Quindi, secondo punto. Terzo. Se una persona che ha meno di 60 anni ha fatto la prima dose di AstraZeneca e gli viene proposto, come è stato stabilito, di fare l'eterologa, gli o lei viene proposto di fare l'eterologa, ma questa persona non vuole per qualche motivo farsi quel vaccino, questa persona è libera di fare la seconda dose di AstraZeneca, purché abbia un parere del medico e il consenso informato bene. La cosa peggiore da fare in quei casi è non farsi nessuna seconda dose. Quindi è raccomandato l'uso dell'eterologa per queste persone, ma se non vogliono per un motivo o per l'altro, possono farsi la seconda dose di AstraZeneca. Quarto punto. Ora la sfida principale non è vaccinare i dodicenni o i tredicenni, bisogna farlo, per carità, dove è cominciata questa campagna si va avanti, ma è andare a cercare tutti coloro che hanno più di 50 anni e non si sono ancora vaccinati. Questa è la sfida che noi abbiamo oggi da vincere. Sono, non mi ricordo se più di 2 milioni, non so quanti sia, il generale Figliuolo sa benissimo quanti sono, ma questi sono quelli che si ammalano. E si ammalano in maniera grave e quindi devono essere vaccinati. Grazie. Io ho finito, ora do la parola o al Ministro Speranza o al Generale Figliuolo. Io aggiungo pochissimo, se non l'informazione, Presidente, che oggi ho firmato un'ordinanza che porta il 99% del nostro Paese in zona bianca. E se questo avviene, poteva sembrare difficile solo poche settimane fa, è proprio, prima di tutto, per il merito di una campagna di vaccinazione molto forte che stiamo svolgendo nel Paese. E quindi il messaggio di fondo che vogliamo dare a tutti gli italiani è di continuare a vaccinarsi, perché il vaccino è l'arma fondamentale che abbiamo per chiudere questa stagione. Oggi si è riunito il Comitato Tecnico Scientifico, a cui avevo fatto un quesito di chiarimento sulla vaccinazione eterologa, e la risposta del CTS è esattamente nella direzione che è stata indicata prima dal Presidente del Consiglio. Quindi c'è una raccomandazione, un'indicazione molto forte per l'utilizzo dell'eterologa per le persone sotto i 60 anni che hanno usato il vaccino di AstraZeneca in prima dose, ma resta aperta la possibilità per chi lo richiede sulla base di un consenso medico di poter anche utilizzare in seconda dose sotto i 60 anni il vaccino AstraZeneca. E chiaramente ribadiamo con ogni energia che la priorità è una priorità di natura generazionale. Dobbiamo assolutamente completare la vaccinazione delle categorie più fragili
che sono quelle che, incontrando il virus, rischiano di pagare il prezzo più alto. Grazie. Bene, buonasera a tutti. Presidente, la campagna sta procedendo secondo i ritmi prefissati. Ad ora siamo a 44 milioni e 650 mila somministrazioni. Abbiamo 15 milioni e 160 mila vaccinati, pari al 27,9% circa di tutta la platea. Oltre 29 milioni e 500 mila cittadini sono stati raggiunti dalla prima dose, pari a circa il 54,5% della platea dei vaccinale. Il ritmo delle vaccinazioni prosegue con un ratio medio di 500.000 somministrazioni al giorno e questo ci porterà, come detto, a fine settembre ad avere l'80% della nostra popolazione vaccinata. Per ciò che riguarda i dati degli over 60, gli over 80 sono circa il 92% di prima somministrazione, gli over 70 all'86% e gli over 60 al 79% di prima somministrazione. Mancano ancora, come accennava prima il Presidente, circa 2,8 milioni di over 60. Proprio stamane ho inviato una lettera a tutte le regioni e province autonome per chiedere di continuare in quell'attività di chiamata attiva, quindi di cercarli, in modo tale da capire qual è la platea dei rinunciatari, che poi verrà sommata a coloro i quali per motivi sanitari non possono essere vaccinati, e quindi ho anche invitato a aumentare su queste categorie il ratio delle somministrazioni. E a tal proposito ci sono le USCA e le squadre, i team sanitari della difesa che stanno operando proprio nelle aree più remote, sono oltre 50 in 10 regioni, proprio per supportare questo tipo di attività. Prego. Lei è rientrato oggi dalla Spagna. Oggi in Spagna è stata tolta la mascherina, l'obbligo di mascherina all'aperto, così ha fatto anche ieri la Francia. C'è un dibattito aperto sull'Italia, c'è una data che lei si sente di indicare? No. C'è però una data in cui mi sento di indicare che chiederò un parere al CTS ed è domani. Va bene? A partire da domani? No, domani inoltrerò una richiesta tramite il Ministro Speranza, una richiesta formale al CTS perché ci dica esplicitamente se possiamo toglierci la mascherina all'aperto o no. Ci sono molte discussioni, ma bisogna continuare. Molti paesi, appunto, lei ha menzionato la Spagna, ma altri paesi anche hanno tolto l'obbligo della mascherina all'aperto. È circolata la data del 5 luglio, poi del 5 luglio. No, non ci sono date. Grazie. Buonasera, Giampaolo Grassi, ANSA. Volevo sapere se questo cambio in corsa con il mix creerà un rallentamento nella campagna di vaccinazione e poi volevo sapere... Una domanda. Sennò qua da ora in poi dovrò far così. Prego, chi vuole rispondere? Abbiamo già fatto tutta la pianificazione e riprogrammato con le regioni. Sostanzialmente sono state assicurate già le dosi per l'eterologa di tutto giugno e a breve assicureremo quelle per tutto luglio. Sostanzialmente si tratta di una platea di circa 990.000 cittadini che saranno vaccinati con vaccini RNA, quindi di tipo Pfizer o Moderna. Per cui non ci sarà un rallentamento, ci terremo sulle 500.000, chiaramente se si pensava di salire oltre, il ritmo sarà 500.000. Ma non c'è motivo perché ci sia un rallentamento, perché seguendo il parere del CTS c'è maggiore facoltà di scelta, che era invece fino all'altro ieri preclusa a quelli che hanno meno di 60 anni. Quindi non c'è un motivo. Grazie.
Presidente, buonasera. Tabaglione di Sky TG24. Lei non si è mai espresso in maniera pubblica su questo. Lo stato di emergenza, secondo lei, andrebbe prolungato dopo la data del 31 luglio? Grazie. No, è vero, non mi sono mai espresso, ma se avessi avuto intenzione di esprimermi, mi sarebbe passata la voglia dopo aver letto l'articolo del professor Cassese ieri, che richiama tutti quelli che si vogliono esprimere prima al fatto che non si può decidere lo stato di emergenza con un mese e mezzo d'anticipo. Un'emergenza è un'emergenza che si verifica, quindi lo decideremo quando saremo vicini alla data di scadenza. Buonasera Presidente. Laura Cannavò, Mediaset. E volevo chiedere questo, alla luce di quello che avete detto, quindi di coloro che non si sono ancora vaccinati, soprattutto di quella fascia di età e dei problemi che possono sorgere anche con le varianti, l'idea di rendere in qualche modo obbligatoria la vaccinazione per alcune categorie o in generale per la popolazione per arrivare appunto all'80% e forse oltre delle vaccinazioni a settembre. Ci avete pensato? È una possibilità? Come è noto, nel nostro Paese è stato disposto l'obbligo per gli operatori sanitari e tutti coloro che hanno a che fare con le attività di cura ed assistenza, e questo lo rivendichiamo come una scelta giusta fatta dal Governo. In questo momento non c'è una previsione di altro tipo sull'obbligatorietà e vediamo una risposta molto positiva da parte dei nostri concittadini e continuiamo a confidare che la campagna continuerà con grande energia e con grande determinazione. Ma voglio dire un'ultima cosa. Guardate che nonostante tutta questa confusione è straordinario come la popolazione non mostri intenzione di diminuire la vaccinazione, di non vaccinarsi, è straordinario rispetto ad altri paesi. È uno dei comportamenti più ammirevoli che ci stanno davanti. Quindi ricordiamocelo questo. Noi indubbiamente, come dire, dobbiamo essere pronti, come abbiamo fatto stasera e faremo altre volte, a chiarire ogni confusione, ogni cosa. Però effettivamente il comportamento delle persone è veramente costante e straordinario. E voglio ringraziare naturalmente tutti gli italiani per questo. Grazie.